Penso valga la pena iniziare nell'analisi di questa gara dalle premesse, ovvero l'idea di incontrare una squadra che non avesse ancora vittorie e che fosse neopromossa con 5 giocatori in quintetto, tutti esordienti per il nostro campionato e quindi con un bassissimo livello di conoscenza per i nostri giocatori, poteva creare le condizioni perché ci fosse un approccio sbagliato gara. Fin dal rientro da Madrid abbiamo lavorato sull'idea che questa squadra debba costruire e scolpire una mentalità anche nell'approccio umile a partite come quelle di stasera. E chiaramente stasera non abbiamo visto il miglior volto della nostra squadra, dando anche merito a Pistoia che ha giocato una partita molto energica, molto combattiva, il cui quintetto atipico, con la caratteristica di poter fare cambi sistematici sui blocchi, ci ha obiettivamente creato delle difficoltà. La nostra parte, il nostro attacco si è fermato, hanno rallentato la circolazione e hanno speso sempre un difensore atletico come Washington su esterni più piccoli e li ha messi in difficoltà. Ma abbiamo costruito la nostra partita sulla difesa, su un atteggiamento costante di grande combattività e energia. Il dato schiacciante all'imbalzo è emblematico, le percentuali di tiro cui abbiamo costretto i nostri avversari altrettanto. Mi piace l'idea di avere una squadra consapevole del talento che ha, e questo talento in certi frangenti di gara è decisivo, è fondamentale. Però essere stati umili come siamo stati stasera, in qualche modo pareggiando Pistoia nell'atteggiamento gara, che sapevamo venire da una settimana particolare, c'erano state 3 sconfitte, il loro coach aveva lanciato dei segnali chiari, voleva una risposta che credo abbia avuto stasera in termini di combattività da parte della sua squadra, ma noi non siamo stati da meno. E anche, come detto, in una serata nella quale il nostro attacco non è stato fluido quanto avrebbe dovuto, la nostra difesa è stato l'elemento di continuità sul quale abbiamo costruito la vittoria.